chi non ha sognato da bambino di diventare un astronauta? È la voce di Giancarlo Giannini a raccontarci come un sogno possa diventare realtà. E il film, intitolato semplicemente Astro Samantha, ci svela come alla fine, con tenacia, passione e tanta fatica, nessun obiettivo sia raggiungibile, anche il più ambizioso, andare nello spazio. La protagonista, Samantha Cristoforetti, ma per tutti Astro Samantha, dal nome del suo account Twitter con il quale dialogava con la Terra dallo spazio, è stata la prima italiana ad essere scelta nel corpo astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea tra 8.500 candidati. Ingegnere meccanico, pilota di guerra, ha seguito un addestramento durissimo per volare fino alla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Perché diventare astronauta non è certo semplice. Il film la segue passo passo per 3 anni nei 3 centri di addestramento, dagli Stati Uniti alla Germania fino alla Russia, entrando per la prima volta nella misteriosa Star City, la città delle stelle dove si addestrò Yuri Gagarin, coperta fino al 1990 da segreto militare. Fino alla rampa di lancio e poi su nella ISS. Come si mangia, si dorme, si vive nello spazio e si capisce che la vita di un astronauta è più Full Metal Jacket che 2001 Odissea nello spazio, più Rambo che Star Trek. In Astro Samantha la fantascienza cede il passo alla scienza, futuro e presente si confondono. La conquista dello spazio ci riporta al Far West, ai pionieri raccontati da John Ford, che per ora si trovano a 400 km di altezza dalla Terra e viaggiano a 28.000 km all'ora invece che a cavallo su una carovana d'acciaio grande come un campo da calcio. È l'avamposto dell'umanità nello spazio, la stazione spaziale internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale è visibile ad occhio nudo come un puntino luminoso, molto luminoso, che attraversa il cielo da orizzonte a orizzonte in circa 10 minuti. E guardatela ogni tanto e pensate magari che lì a bordo, in quel puntino luminoso, ci sono 6 esseri umani, 6 uomini e donne come me, come voi, che magari in quel momento, mentre voi li guardate, vi stanno guardando. È stato strano, da grande appassionata di film di fantascienza, essere io stessa protagonista di un film, ha detto la Cristoforetti, dimenticando che lei, Astro Samantha, ha regalato a noi terrestri ben più di un film. Nei suoi 200 giorni nello spazio, un record per l'Italia, ci ha raccontato che la realtà, da lassù, supera la più fervida fantasia.